Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del Presidente della Camera di Commercio Tommaso Di Simoni. Buonasera dottore, come sta? Buonasera, tutto bene, grazie dottoressa, tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere riceverla, è da tanto che non ci vediamo e abbiamo bisogno un po' dei suoi consigli. Ecco, lei lo sa tanto che io la seguo sempre con affetto e stima. Ricordiamo ai nostri telespettatori che il qui presente è Presidente della Camera di Commercio di Caserta dal 2019, giusto? 2009, sono 13 anni e quindi dal 2010 è stato, vicepresidente vicario di Union Camere Campania e poi dal 2014 presidente invece della Union Camere Campania, cioè la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. È dal 2009 ed è stato rinnovato nell'incarico nel 2019. È proprio bravo e nessuno ce lo deve toccare. È una bellissima cerimonia, se lo ricorda, con il presidente De Luca. Dunque, lei è stato sempre un uomo del fare, si è sempre rimboccato le maniche quando c'è una necessità per i commercianti, per le imprese, per la verità si è sempre dato da fare. Cosa diciamo, ha messo in campo per questo periodo, speriamo di esserne usciti, della pandemia? Bene, sono state numerose le iniziative che abbiamo fatto a sostegno delle imprese casertane nel periodo della pandemia, del lockdown, perché è evidente che quella condizione dell'emergenza sanitaria nella quale ci siamo ritrovati già a partire dal 2020 ha determinato non poche sofferenze per il mondo delle nostre imprese. Abbiamo iniziato con delle attività ovviamente rivolte al mondo delle imprese, dei voucher per le imprese che si affacciavano al mondo del credito, nel senso che abbiamo consentito alle imprese, a tantissime, sono più di 400 quelle che hanno utilizzato la leva della Camera di Commercio, di ricontrattare i mutui con le banche, e dove noi intervenivamo anche nell'abbattimento dei tassi, ed è stato un intervento importante. Ci siamo rivolti poi alle imprese che in qualche maniera avevano necessità di adeguare rispetto alle normative, ai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che emergevano man mano, quindi sanificazioni, tutte le attrezzature necessarie per poter essere aperti, ed è stato pure un intervento importante, un lavoro importante per il mondo delle imprese. Non solo, abbiamo provato anche a mettere in piedi delle attività sul digitale, perché nel momento della pandemia, diciamo, quell'accelerazione, abbiamo avuto un'accelerazione di quella rivoluzione digitale ormai in atto, e abbiamo provato a dare una mano a tutti gli esercizi, le imprese in generale, certo, che facevano ricorso al digitale, dal semplice smartphone per le ordinazioni. Il digitale è il futuro, e la pandemia ha accelerato momento digitale. I tempi erano stretti. E quindi la sostituzione del menu materiale con il menu digitale, l'app, e quindi una serie di voucher. Ovviamente ogni volta che siamo intervenuti, noi intervenivamo a fianco di un investimento che faceva l'impresa, noi coprivamo una parte dell'investimento, e in tutto il periodo della pandemia sono state diverse migliaia che hanno utilizzato nei vari bandi che si sono succeduti le nostre leve, le leve dei voucher che la Camera metteva, la Camera di Commercio metteva a disposizione, ed è stato un momento importante provando a traghettare verso la fine dell'emergenza sanitaria il mondo della nostra economia. E a dire la verità, su questo, se la dico con un pizzico di anche orgoglio. Di orgoglio da casertano, durante tutto il periodo del 2020 siamo stati la prima Camera di Commercio, o meglio il primo territorio per numero di imprese che nascevano rispetto a quelle che cessavano, ed è stato un record. Ma diversamente dal passato, ne abbiamo parlato proprio con lei più di una volta, da noi nasceva spesso la ditta individuale, avevamo sempre questo primato che nascevano più imprese rispetto a quelle che cessavano, ma le imprese che nascevano erano ditte individuali, di giovani che
probabilmente anche donne, che, erano alla ricerca di una occupazione, perché non potendo trovare un impiego si ricorreva a, fare impresa. Però l'impresa individuale in qualche maniera con le condizioni hanno risentito, ma erano pure più deboli. Invece abbiamo avuto nel corso di questo periodo di lockdown un massiccio sguardo alle società, e quindi quando si sono costituite sono imprese più strutturate le società, e quindi si è robustito il nostro tessuto imprenditoriale. Vi racconto un dato, che di questi giorni abbiamo misurato il 2021 che è terminato qualche mese fa, e quindi i dati dell'economia ci raccontano che Caserta è tra le prime province della Campania per numero di imprese che nascono, 6.149, e imprese tutte società di capitale, quindi imprese strutturate, imprese che guardano ancora una volta al giovanile e al femminile, che è un bel momento della nostra imprenditoria. Si è scoperto qualcosa di nuovo, si può dire. Più che qualcosa di nuovo, abbiamo avuto la prova, ecco, guardando i numeri, che il tessuto imprenditoriale della provincia di Caserta è un tessuto economico che ha sempre voglia di fare, che guarda avanti con speranza. E poi lei è un grande incitamento. Presidente, ne parlavo l'altra volta con il procuratore capo di Santa Maria Capo Vetere Rinzulli, e dicevamo che molte imprese sono state in difficoltà anche per la criminalità organizzata, perché molti imprenditori si sono trovati in difficoltà, senza soldi, e purtroppo si sono rivolti agli usurai, e molto spesso dietro gli usurai c'erano i criminali, e gli imprenditori, non potendo far fronte agli interessi altissimi, hanno dovuto cedere, e quindi hanno prelevato i criminali l'impresa. Lei se lo ricorda, che inventò il camper della legalità, se lo ricorda? Come? Contro racket e usura, è stato l'antesignano, se lo ricorda? Contro racket e usura, con l'allora procuratore Limbo di Santa Maria, mettiamo in piedi, che ricordo sempre. Mettemmo in piedi questa best practice unica in Italia, questo della legalità che girava tutti i comuni della provincia di Caserta, e raccogliemo pure qualche denuncia, perché ovviamente l'usura è uno dei fenomeni più subdoli, perché è nascosto, spesso l'usuraio, l'usurato vede l'usuraio come benefattore, quindi è difficile che si arrivi a una denuncia, no? Perché ha bisogno di soldi. E magari c'era tanto timore, c'era molti tanto non timore. Andavano a denunciare, però fu un, diciamo, buttammo il primo sasso nello stagno, ci sono stati poi degli elementi che ovviamente poi la magistratura e l'autorità giudiziaria da un lato e le forze dell'ordine dall'altro hanno evidenziato con degli ottimi risultati. Ma anche sul caso proprio che del periodo del lockdown, la mancanza di liquidità da parte delle aziende, molto probabilmente, io lo dico molto probabilmente, perché ovviamente è un osservatorio economico il mio, quindi ha determinato l'inasprirsi dei fenomeni come l'usura, non tanto l'estorsione, ma l'usura, perché per pagare la bolletta, eccetera. E quindi molto probabilmente il ricorso, non trovando credito, ovviamente liquidi, banche e quant'altro, ci si è rivolti all'usura. E su questo, proprio con la Procura di Santa Maria e con la Guardia di Finanza, con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, abbiamo realizzato un protocollo d'intesa. Con Furciniti, colonnello Furciniti. E il protocollo d'intesa, dove abbiamo messo a disposizione della Guardia di Finanza e della Procura di Santa Maria alcuni accessi a banche dati particolari della Camera di Commercio, dove si andavano anche a evidenziare i cambiamenti di aspetti societari, perché è probabile che non avendo i soldi magari uno cedeva una quota della società, e quindi quell'economia criminale, la criminalità che si infiltrava nell'economia e la faceva diventare un'economia criminale. L'abbiamo creato a Caserta e siamo stati, è una best practice, siamo stati i primi in Italia. Questo protocollo credo che ci sia stato poi, ovviamente, sia stato utilizzato pure in altri territori, e l'abbiamo realizzato poi anche sulla prefettura, che è un ruolo, ovviamente, con la prefettura di Caserta, che è un ruolo sull'accompagnamento all'emersione dopo la denuncia dell'usurato. Che è importante.
E quindi anche su questo abbiamo acceso un piccolo riflettore. Ancora oggi è attivo in Camera di Commercio un numero verde dove risponde un esperto in una collaborazione che sono in difficoltà a denunciare. Perché se non si sa come fanno le istituzioni ad aiutarvi, e questa è la prima cosa. Esatto, e provando ad accompagnare anche coloro i quali hanno avuto difficoltà proprio di liquidità, come diceva lei, durante il periodo dell'emergenza sanitaria. E ce n'è stata tanta. Dunque, il presidente De Luca è stato alla Reggia ed ha parlato del rilancio delle attività, soprattutto il protocollo d'intesa, quello di Confindustria con il presidente Traettino, per attirare gli imprenditori esteri. È stato un bel momento, noi come Camera di Commercio siamo stati coinvolti sia da Confindustria regionale, dal presidente Traettino, che dalla Confindustria locale che ospitava l'evento, dal presidente Schiavone. Abbiamo provato anche a dare una mano incontrando alcune multinazionali importanti, non cito i nomi, ma erano presenti con noi alla Reggia col presidente De Luca per la sottoscrizione su un protocollo per l'internazionalizzazione, quattro amministratori delegati di importanti multinazionali e produttivi che ovviamente sottoscrivevano un protocollo per investire sui nostri territori. Sono stati anche evidenziati i numeri di quanto vale l'investimento di una multinazionale sui territori come i nostri, su quello che si aspetta, che è l'altra parte importante, la multinazionale quando investe sul nostro territorio. Ovviamente oltre a realizzare un aumento del PIL, che poi è la ricchezza di un territorio, oltre a creare posti di lavoro, l'insediamento di una multinazionale ovviamente produce degli elementi positivi dal punto di vista dell'impatto economico. Però la multinazionale aspetta anche all'interno di un territorio che le ospita delle velocità che il nostro paese non riesce a offrire. Infatti il tema del ragionamento sul momento importante di Confindustria è stato quello della semplificazione amministrativa. La semplificazione amministrativa, non possiamo immaginare che una multinazionale che può scegliere qualsiasi territorio per realizzare la propria attività debba scegliere un territorio come il nostro, la Campania, perché era un'attività di Confindustria Campania, quindi la nostra regione, o il nostro territorio, dove insistono alcune multinazionali, quando di fronte si trovano delle macchine, la burocrazia. Lei ha sempre detto con la burocrazia non si va avanti. Con la burocrazia non si va avanti, ma per aprire un'attività commerciale iniziamo ad avere 15, 20, 30 autorizzazioni, tutte di enti diversi. Ragionavamo prima dell'era digitale, ormai si fa tutto sul digitale. E come Camera noi siamo pronti, perché abbiamo realizzato il SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, che mettiamo a disposizione dei comuni dove con una PEC si avvia un'attività, digitale degli imprenditori, ma addirittura lo sportello unico delle attività produttive che mettiamo a disposizione di tutti gli altri enti, perché possiamo leggerlo dallo schermo del PC quello che sta succedendo nel comune più distante. Quindi da Caserta, da Letina. La Camera di Commercio è pronta per velocizzare tutte queste cose. Non solo siamo pronti, l'abbiamo già collaudato in provincia di Caserta, e tra quelli che seguiamo direttamente e quelli indirettamente sono sui 104 comuni, sono quasi 84 i comuni che seguiamo con lo sportello unico delle attività imprenditoriali. Quindi è una cosa importante, non solo importante, ma che velocizza. Perché se non guardiamo la semplificazione come elemento base per il futuro, è evidentemente che siamo fuori dalla storia. Non possiamo immaginare che il nostro imprenditore della multinazionale, o semplicemente l'imprenditore locale che abbiamo raccontato prima, è dinamico, perda giornate e giornate, mesi interi in attesa di un'autorizzazione o di un semplice visto che deve essere apposto su un documento, o avere il rilascio di un documento o di un'autorizzazione. Certo, bisogna semplificare. Allora, non è immaginabile che nell'era del digitale
digitale, ovviamente ci sia ancora una burocrazia che fermi lo sviluppo dei nostri territori. Certo. Allora su questo bisogna intervenire, ma bisogna intervenire anche velocemente, perché a fianco all'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nei 2 anni, alla quale non eravamo preparati e che è evidente ha fatto danni importanti all'interno della nostra economia, c'è stata una risposta imprenditoriale importante. Tenete presente, sono usciti i dati del PIL sul 2021, no? L'Italia cresce del 6,5% come PIL, la provincia di Caserta cresce del 7,5% di PIL. Cioè un punto in più del PIL nazionale. Abbiamo utilizzato, quindi guardando al futuro, il mondo dell'imprenditoria ha guardato al futuro, però guardare al futuro con delle regole che siano più snelle. Non possiamo immaginare che all'interno di un'impresa ci siano i controlli di certamente necessari, che ma rallentano. Di finanza, ARPA, CASL e chi più ne ha ne mette, che rallentano. Non possiamo immaginare che il nostro imprenditore debba fare il giro delle parrocchie per il giro delle sette chiese. Delle sette chiese. E da questi schermi lancio anche ancora un'altra provocazione, ci parlavamo prima di procura. Spesso la burocrazia è utilizzata come momento estorsivo, cioè il nostro buon dirigente che ferma nel cassetto la pratica e che aspetta che l'imprenditore, invece che con il click vada di persona, si direbbe, ecco, in una nostra tradizione, debba bussare con i piedi alla porta dell'ufficio. Noi non possiamo consentirci questo, perché se guardiamo all'economia criminale, anche in queste pieghe si annida un danno per la nostra economia, e anche su questo va fatta una grande battaglia di civiltà. Il digitale è il futuro certamente, e il digitale consente anche di tracciare in ogni momento le pratiche, di verificare chi è che non ha fatto il proprio dovere a mettere il visto e a evitare che il nostro visitante sia costretto a scappellarsi, diciamo così, a scappellarsi nei confronti. E ovviamente siamo riusciti come momento imprenditoriale a guadagnare un punto in più rispetto al resto del paese, è evidente che il lockdown, l'emergenza sanitaria ci ha fatto perdere 11%, 12% del PIL, quindi il nostro 7,5 è un recupero sull'11 che avevamo perduto prima. La crisi energetica che si è affacciata in questo periodo con la guerra sta creando ancora altri danni e quindi un altro elemento di negatività al quale dobbiamo dare delle risposte. Allora, Presidente, il Presidente De Luca ha parlato di crisi internazionale. Oggi bisogna evitare questo bagno di sangue, ma purtroppo pare che non ci si riesca. Ci sono stati dei ritardi anche da parte dell'Occidente nell'affrontare questo problema e siamo a questo punto. Da questa crisi l'Italia deve capire una lezione, e cioè che un Paese che dal punto di vista energetico dipende per il 95% dall'estero non è un paese libero, e quindi oggi le nostre imprese devono fare i conti con rincaro di energia, materie prime, insomma siamo in difficoltà. Siamo in difficoltà, ma proprio su questo tema io ho ascoltato con grande attenzione le considerazioni che faceva il Presidente De Luca in un momento tragico per la nostra Europa, che non immaginavamo che veramente si arrivasse a una guerra, a un'invasione, quindi con delle vittime, bambine, tutte le tragicità che un conflitto comporta, e con le preoccupazioni di un ampliamento del conflitto ovviamente che ricadono su di noi. Ma è inimmaginabile che il nostro paese faccia ricorso al 95% dell'energia esterna. 95% è tanto. Ma d'altronde lo stesso Presidente De Luca l'ha sottolineato, se vuole lo rifaccio pure io, per realizzare, noi abbiamo puntato nel nostro paese a creare, abbiamo puntato sull'energia alternativa. Il fotovoltaico, che è una grandissima possibilità, peraltro senza il consumo del suolo, quindi il suolo per coltivare magari il grano, che non sarebbe male, ecco, visto il momento, e i tetti dei capannoni per realizzare gli impianti fotovoltaici che ci avrebbero consentito di, non dico raggiungere un'autonomia finanziaria, ma per realizzare, lei sa che
per realizzare, noi abbiamo bisogno, c'è un piano insomma, che prevede la realizzazione di 11 giga di energia in un anno, eccetera. Ne abbiamo realizzati nel corso del 2021 in Italia 0,7 su 11 che dovevamo realizzarne per avere i 70 nell'arco dei 5 anni. Sa, per realizzare un impianto fotovoltaico su un tetto di un capannone agricolo quante autorizzazioni sono necessarie? È sempre quello che blocca tutto. Tra le 20 e le 30 autorizzazioni. Il tempo per avere l'autorizzazione, l'impresa Tommaso De Simone che vuole realizzare sul tetto del proprio capannone, quindi senza utilizzo, senza consumo, come si dice, del suolo, deve iniziare una pratica, quindi fa pure un investimento economico per mettere un fotovoltaico, inizia oggi, non sa quando finisce, perché quella semplificazione o sburocratizzazione della pubblica amministrazione non mi dà neanche i tempi certi, cioè, quindi l'autorizzazione sarà l'ARS, l'ARPAC, l'aviazione, la civile, non so quanti altri entrano, quanti enti entrano in questo processo autorizzativo, ebbene dopo... E scoraggia! Non solo scoraggia, ma mi dà i tempi incerti, che è la cosa che l'imprenditore non si può consentire. Certo, come dice lei, senza... Con la burocrazia non si va avanti. Con la burocrazia noi perdiamo la battaglia, certo. Perderemo la sfida e probabilmente perderemo questa battaglia del futuro per i nostri figli, perché se continuiamo a rimanere nella palude della burocrazia, imprigionati, certo. Bisogna semplificare la macchina amministrativa. Da tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista. Certo. Noi stiamo ragionando oggi delle risorse che sono importanti del PNRR, che vale sulle 6 linee, i 180 progetti che sono stati predisposti, che dovrebbero calare sui territori attraverso gli enti locali, dove gli enti locali, è evidente, conosco tantissimi sindaci, miei amici, con i quali ragioniamo spesso di tantissime problematiche e ovviamente non hanno qualcuno neanche l'ufficio tecnico. E chi la deve realizzare? Abbiamo provato, anzi mettiamo a disposizione, lo annuncio, è un annuncio che faccio, come Unione Camere Nazionale, di cui sono vicepresidente, e come Camera di Caserta, abbiamo realizzato una task force di esperti, di ingegneri da mettere a disposizione dei comuni a titolo gratuito per realizzare i progetti a valere sul PNRR. Certo. Perché rischiamo di perdere anche quel treno. I tempi di realizzazione degli interventi economici che ci arrivano dall'Unione Europea sono dei tempi certi, sono incompatibili con i tempi della nostra pubblica amministrazione. Certamente. E questa è una cosa molto grave importante e sulla quale dobbiamo stare attenti. Certo, perché sennò perdiamo le battaglie future, non solo quella odierna. Ovviamente il PNRR è un prestito che dovranno onorare i nostri figli, i nostri nipoti, le generazioni future. E se non lo utilizziamo neanche, perché abbiamo una burocrazia che rallenta, continua tutto. A ragionare del meglio non fare, perché non facendo si è certi di prendere solo lo stipendio e non certo. Poter passare guai, e piuttosto che affacciarsi sull'altro momento che è quello del fare, perché quando uno fa qualcosa è evidente che può anche sbagliare, è stato realizzare qualche cosa, non ce lo, è un lusso che non ci possiamo consentire. Certo. Presidente, il Presidente De Luca ha parlato anche di un grande progetto del fiume Sarno, che è importantissimo, si tratta di uno dei 6 progetti storici. E la Campania con il collegamento di tutto il bacino del Sarno, la depurazione, che questa è importantissima, di tutte le acque, che consentirà di avere una riqualifica di tutto il Golfo di Napoli e di evitare quegli allagamenti nel Vesuviano. Questo è un importante progetto, uno dei progetti importanti. È un progetto importantissimo, perché il Sarno, lo sappiamo, non riguarda il nostro territorio, ma è a confine con il nostro territorio, quindi sono i nostri vicini. È evidente che ha delle ricadute anche su di noi, ma noi l'abbiamo verificato. Cito un'altra volta un momento importante per il nostro territorio. Quando la Procura di Santa Maria, con l'allora procuratore, che definisco illuminato, il dottore Limbo,
iniziò un'opera di dissuasione nei confronti delle amministrazioni locali per la realizzazione dei depuratori o la messa in funzione dei depuratori magari esistenti e che non funzionavano dei comuni del Casertano, ebbene i nostri 42 chilometri di costa hanno iniziato a vivere di nuovo. Abbiamo visto un incremento delle presenze turistiche nel nostro litorale e non è stato un momento di poco impatto sul certo. nostro turismo. Tra le attività, dicevo prima, che crescono, che nascono per volontà dei giovani, una delle attività importanti è quello dei servizi. E all'interno dei servizi, una delle attività importanti, o dei settori, per dirla meglio, importanti, è quello del turismo. Perché il nostro è un territorio che ha una grandissima vocazione turistica e agricola. E allora se riusciamo a intervenire, diciamo, dal punto di vista dell'impatto ambientale, quindi sull'inquinamento per quanto riguarda i nostri fiumi e quindi dei nostri, sull'ambiente, diventiamo di nuovo attrattori turistici. E attrattori turistici significa veramente riuscire a... Diventiamo un'altra volta Terra Felix. Terra Felix. Così è. Caserta Felix, ecco, si potrebbe raccontare. Caserta Felix. Caserta Felix. Presidente, allora siamo per la ripartenza e quindi tante le novità. C'è stato un convegno alla Reggia con la direttrice della Reggia, Camera di Commercio e Coldiretti, valorizziamo il territorio. E poi c'era stata già prima Mirabilia. Mirabilia è stata un momento... La tecnologia applicata all'arte. Perfetto, Mirabilia l'abbiamo realizzata come Camera di Commercio, noi come Camera di Commercio di Caserta siamo diventati soci, i primi 12 soci fondatori di un'associazione italiana tra Camere di Commercio, che è Mirabilia, che raggruppa Camere di Commercio che hanno sui propri territori patrimoni considerati patrimonio dell'UNESCO. Avevamo candidato nel 2019, avevo candidato la Caserta a ospitare l'attività di Mirabilia, e purtroppo nell'edizione del 2020 non si è tenuta, siamo riusciti a farla nel 2021 mettendo al centro il nostro territorio. Abbiamo avuto ospiti più di 400 tra buyer e imprese, sia sul settore del turismo sia sul settore dell'agroalimentare, quindi abbiamo messo al centro veramente le eccellenze di questo nostro territorio attraverso i nostri prodotti che i vari buyer hanno apprezzato, attraverso delle visite guidate. Siamo riusciti a realizzare con un gruppo di buyer internazionali 80 una visita con una degustazione di prodotti all'interno del museo campano di Capua, che ha rimasto queste persone meravigliate di quello che riusciamo ad avere. Il museo campano di Capua, che poi, diciamo la verità, fino a poco tempo fa era, non dico sconosciuto, ma quasi. Adesso con il nuovo presidente Rosalia Santoro, la dottoressa Santoro sta vivendo una nuova vita, lungimiranza, anche su questo la devo dire, anche la lungimiranza, perché ospitare 80 buyer in un museo non è una cosa facile. Non solo, creare pure un'area in sicurezza per far degustare i prodotti, quindi abbinare l'arte, il turismo e i prodotti, non è una cosa, lei è stata molto lungimirante su questo, ma ne sta godendo i risultati, perché so anche di mostre importanti che si stanno realizzando. Tutti finalizzati ad attirare pubblico. Credo che stia andando avanti velocemente. Per la donna ha realizzato circa 500 visitatori, ma non solo cittadini normali, anche dei rappresentanti delle istituzioni, quindi insomma è un rilancio di questo museo che prima pochi conoscevano. Perché noi abbiamo queste grandi, penso pochissimi conoscevano. Pochissimi, proprio se non abbandonato, diciamo. Sì, l'ho detto, sprecato, perché bellissimo. Nella mia visita, che è la terza volta in vita mia che vengo al Museo Campano, la prima un po' di anni fa, per una mia curiosità, diciamo. La seconda, quando abbiamo realizzato con Mirabilia la degustazione, la visita al museo e la degustazione dei prodotti, e la terza che abbiamo inaugurato una mostra all'interno a distanza di qualche giorno. Abbiamo goduto di questa serata veramente eccezionale. E questo evento Mirabilia, che poi si è concluso in quella cornice meravigliosa della Reggia, no? Ma è andata bene quest'anno, anche con la pandemia. Oh,
pandemia, con le misure anti-Covid, quindi ci siamo dovuti limitare anche le presenze. Abbiamo riempito quasi tutti gli alberghi casertani con la presenza di operatori specializzati. Lo stesso messaggio che mi ha voluto inviare il ministro Franceschini da leggere in assemblea è un riconoscimento a questo nostro territorio. Certo. Lo devo dire perché insieme siamo riusciti a lavorare e a mettere al centro veramente le nostre grandi eccellenze artistiche e culturali da un lato e non gastronomiche dall'altro, perché non guastano mai, insomma. E ad aprile c'è sta un'altra manifestazione importantissima. Questo nostro modello di mettere insieme i prodotti del territorio e le bellezze, perché ovviamente la Reggia, ma non solo la Reggia, c'è stato immediatamente copiato, perché nelle edizioni del 2022 Treviso ha fatto praticamente che realizzerà Mirabilia, questo momento internazionale del turismo itinerante sul territorio italiano, lo realizzerà la città di Treviso. Ha copiato il nostro format, quindi siamo stati ancora una volta esportatori di un modello, vincente di idee. Presidente, ad aprile ci sarà la 54esima edizione a Verona del Vinitaly. Sì. Vinitaly per valorizzare e promuovere la filiera enologica, quindi liquori, distillati e quant'altro. Casertani DOC. Casertani DOC, ovviamente il Vinitaly ha subito una delle fiere internazionali, come tutte le fiere internazionali, che hanno avuto un rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria, è stato annullato sia nel 2020 che nel 2021, non si sono svolte le edizioni, riparte dal 10 al 13 di aprile a Verona. Noi saremo presenti con un nostro spazio espositivo all'interno del padiglione della Regione Campania, insieme alle altre province della Campania. Sono quasi 30 ad oggi le imprese casertane del vino che accompagniamo, che saranno con Camera di Commercio per rappresentare al mondo le nostre eccellenze da questo punto di vista del vino, perché saremo presenti con tutte le nostre tipologie di vino, dal Falerno all'Asprinio, al Pallagrello, al Casavecchia, e quindi avremo tutti i nostri grandi vini. Anche la mozzarella viaggia, la mozzarella pure sta andando bene, forse nel periodo di pandemia c'è stata molta imitazione, questo sì, però sta viaggiando, va a Dubai, in Germania, e non so se lei l'ha provato, a Parma è nata la bufala, la caprese, io vorrei sapere come fanno, dice che sullo stecco la mozzarella e poi un sorbetto di pomodoro, come viene a essere? L'ha provato? No, non l'ho provato. Ma io vorrei andare a Parma a vedere e a sentire. Io a Parma ci andrei, più che a mangiare la mozzarella, ma andrei a assaggiare il loro culatello, che è importante, insomma. Come... Dice che uno stecco, vorrei vedere proprio visivamente come è formata questa cosa. Proporrò al presidente di Parma, invece della caprese, di fare un abbinamento prosciutto che loro sanno fare. E mozzarella, che credo che sia un bel matrimonio. Lo proverò a farlo col presidente della Camera di Commercio di Parma, un bel momento di degustazione di prosciutto con la nostra mozzarella. Un'altra idea. Dunque, tra le tantissime novità c'è anche, sempre opera sua, tantissime aziende hanno utilizzato il cassetto digitale dell'imprenditore, quello che abbiamo detto prima. È un altro momento della digitalizzazione verso la quale sta spingendo il mondo e verso la quale noi come sistema camerale ci stiamo organizzando. È stato realizzato da parte del legislatore questo momento la creazione, la realizzazione di un cassetto digitale per l'imprenditore. È un bel momento, significa avere questa identità digitale dell'impresa, che in ogni momento l'imprenditore con una semplice accesso, una chiavetta USB, può andare a guardare tutto quello che c'è nel suo cassetto digitale, non solo che c'ha nel cassetto digitale con Camera di Commercio, quindi bilanci, visure camerali, ma nei confronti di tutte le altre amministrazioni pubbliche, parlo di INPS che non è secondario, di Agenzia delle Entrate e Riscossione e quant'altro. Basta una pennetta e un clic per accedere al cassetto digitale, al fascicolo digitale dell'impresa ed avere veramente a casa la possibilità di guardare tutto il proprio mondo.
E su questo le dico un'altra cosa, stiamo ragionando, ormai il mondo va verso questa digitalizzazione, abbiamo necessità anche di avere la certezza dell'identità digitale, perché certo. Evidentemente che l'identità personale è certa con la carta d'identità, da remoto ci si può insinuare tanti dubbi. C'è un ricorso nell'ultimo periodo, l'abbiamo visto con l'emergenza sanitaria, il lockdown, alla firma digitale. Nel giro di qualche giorno avremo la possibilità, noi come Camera di Commercio siamo tra i primi enti a fornire firme digitali a disposizione degli imprenditori e dei cittadini in generale, nel giro di una quindicina di giorni, un mesetto, avremo la possibilità di fare la firma digitale con riconoscimento da remoto, quindi da casa. Ci si collega col nostro sito attraverso una serie di passaggi, si può avere la firma digitale. Quindi è una cosa importante. Sempre più spinti verso l'ultima cosa digitale. Che le chiedo è una curiosità mia, perché sono un po' curiosa. Il fatto delle poltroncine, quello che le poltroncine sono stati posizionati dei cordoncini sulle poltrone della Reggia. Le inventa tutte lei. È stata una simpatica iniziativa col bella, direttore bellissima. Della Reggia, che con l'architetto Maffei, che ringrazio, che così l'abbiamo pensata noi, gliel'abbiamo proposta. Su tutte le poltrone storiche, i divani della Reggia, c'era il cartello stampato vietato sedersi. Abbiamo realizzato un cordoncino in seta di Salleucio che ovviamente impedisce la seduta, però è molto elegante, non c'è la scritta stampata vietato sedersi. Sul cordoncino c'è in FNC un QR code praticamente, che scaricandolo racconta la storia di Salleucio. È una cosa bellissima, originalissima, ma è lo stesso sistema di quello delle sfere dell'albero di Natale. Esattamente, è la tracciabilità, è un sistema di bellissimo. Tracciabilità. Non solo, su Mirabilia, utilizzando sempre la tecnologia, mi è stata proposta, l'ho accolta come idea, con la nostra azienda speciale, l'ASIP, il nostro PID, punto impresa digitale, abbiamo chiesto a ognuno dei territori, delle 12 camere di commercio che erano ospiti a Caserta con le loro imprese, di mandarci una foto del loro territorio. L'abbiamo ritoccata con una tecnologia digitale grazie a un nostro grafico locale che è Alberto Grande, lo cito perché Alberto Grande che ci ha dato una mano su questo. Bravo. E abbiamo tracciato ognuna di quelle opere con un NFT che sarebbe la tecnologia che traccia le opere d'arte. Per fare un esempio, alcuni quadri importanti, veri, vengono venduti a decine di milioni di euro alle aste, c'è un quadro digitale che esiste solo in rete, che è quello bellissimo, con tutte le faccine, che vale 60-70 milioni di euro. E ognuna di quelle opere che abbiamo messo in rete con questo certificato dell'NFT, la tracciabilità sostanzialmente dell'unicità di quell'opera, in questo momento io sono il proprietario delle opere, però mi sono impegnato con i miei colleghi presidenti di Camera a dargli la proprietà dell'opera che è stata realizzata nel corso di Mirabilia. Quindi, ancora una volta un utilizzo della tecnologia. La tecnologia. E la Camera di Commercio che le studia tutte e le trova tutte queste cose bellissime, è veramente entusiasmata, le provoca proprio l'entusiasmo a fare e quindi c'è voglia di fare ed è importantissimo, perché tante volte io vedo anche molti giovani sono scoraggiati e dovrebbero leggere il motto che è alla Camera di Commercio, labor omnia vincit improbus, cioè bisogna faticare, ecco, faticando il lavoro vince, si riesce. Tutte le storture, no? Sì, vede, è vero. E comunque lei è sempre in gambissima. Io la ringrazio per avermi concesso l'intervista. Grazie a lei per avermi ospitato, come sempre, per la sua cortesia e mi permetto di dire anche per la sua attenzione nel seguire le attività.
della Camera di Commercio, ma del territorio della nostra provincia, sia dal punto di vista culturale, ecco, diciamo, certo, così, che imprenditoriale, ma anche per la giustizia, che non guasta mai. Grazie. Comunque veramente è un piacere intervistarla. Sanno un sacco di cose e mette sempre speranza, e oggi ce n'è bisogno di questa speranza, è importantissimo. Oggi abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di trasmettere speranza. Ritengo che il periodo complesso che abbiamo attraversato, non terminato, quello dell'emergenza sanitaria, che poi ci ha riportato nell'altra condizione, che cito di nuovo perché è una condizione tragica, che è quella della guerra, però dobbiamo anche provare a guardare al futuro, a guardare al futuro con condizioni migliori, per ridare ai nostri territori, ai nostri giovani, veramente la possibilità di un momento di tranquillità e veramente di serenità di cui avrebbe bisogno. E lei fa venire la voglia di ricominciare. Grazie per l'onore che mi ha dato, e l'aspetto qui se si è trovato bene. Sempre. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buona serata anche a voi. Buona serata.